danzare ancora. Dall'armonia del creato nel cuore di ogni creatura, per riportare la vita della fonte creatrice in ogni dove. 4, 3, 2 Hz. Continuare a danzare, continuare a cantare, come un sol che irradia amore. Noi siamo stelle di passaggio che con volontà e coraggio cantiamo, danziamo la nostra essenza. Se tutto in natura risuona alla frequenza del 432 Hz, non vedo perché noi dovremmo risuonare ad una frequenza differente. Le ali del bruco è il media partner che giorno 21 giugno aderisce convintamente alla prima giornata mondiale del 432 Hz. Aspettiamo anche voi, non mancate. Liberamos la conciencia para una nueva danza, noi vogliamo. Ritorniamo alla gioia, ritorniamo all'amore e alla fratellanza. Alziamo le frequenze e ascoltiamo il suono della vita, della natura, di quello che è il creato. 432 Hz, Universal Day. Ciao! Il dono sacro dell'Eucaristia, emanato da Dio, possiamo riceverlo anche attraverso la musica, per sua stessa ammissione. Qui respiri in libertà. La meta di una vita è come la serenità, trovare col sorriso la propria felicità. La rabbia toglie qualsivoglia possibilità e avere un paio d'ali, ma una doppia gravità. 4, 3, 2. Ciao! Un saludo familia, soy Luis Palacios de la Caja de Pandora Televisión y transmitiremos para todo el mundo el evento 432 Hercios Universal Day, con músicos y expertos en frecuencias y sobre las leyes del universo. Va a ser una armonización para todo el mundo. Nos vemos, hasta ahora familia. Ci lasciamo impressionare, parola d'ordine, ballarsi nella TV con indecenza. Buongiorno amici, come sappiamo tutto ciò che ci circonda vibra. È per questo che ascoltare musica a 432 Hz ci permette di entrare in sintonia con l'universo, in modo più intuitivo, più naturale, verso un percorso di risveglio evolutivo a nuovi livelli di conoscenza. Anche Fattore Evolutivo sarà partner della giornata mondiale dedicata alla musica a 432 Hz. Vi aspettiamo per condividere con voi questo straordinario evento. 21 giugno, Universal Day. A presto, non mancate. Salve a tutti, sono Antonio Fontana di Radio Visione 11.11. Anche Radio Visione 11.11 parteciperà sicuramente alla manifestazione che si terrà il 21. Io sarò già lì insieme a tutti voi. Un abbraccio da Istanbul.